Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nuovo vlog, non era in programma, però penso l'avrete letto dal titolo, in questo video succederà qualcosa di inaspettato, nel senso non me lo aspettavo nemmeno io. E niente, venerdì scorso c'è stato il pre-order per il nuovo iPhone 13, quindi l'ho acquistato e in questo video aspetteremo che mi arrivi, lo scartiamo, facciamo un unboxing e poi lo organizziamo insieme. In teoria dovrebbe arrivarmi domani, però ho parlato con il centro assistenza di Apple perché c'erano stati dei problemi. Mi ha assicurato che ci sono un sacco di ordini, quindi non si sa mai. Io adesso ho appena fatto una call di lavoro e adesso devo vestirmi per uscire perché devo andare a comprare un regalo. Sta cosa che adesso devo venire di qua a prendere le scarpe mi lascia un po' perplessa perché non ne posso provare 200, ma ho trovato la soluzione, ovvero ho fatto mettere uno specchio anche di qui. Le scarpe che vorrei mettere sono queste qui con un po' di tacchettino. Le avevo pensate ad abbinare con la camicia fucsia, però io ho un problema, una cosa se l'ho già messa non riesco a rimetterla. Cioè, se è una cosa particolare che si nota, quindi devo passare un po' di tempo. Follia. Adesso mi ingegno e capisco che fare. Ok, ho trovato un outfit da mettere con le mie scarpine e ora ve lo mostro. Sono anche scesa con il mio cane, quindi ora posso uscire, però prima vi faccio vedere. Ho messo questo vestitino qui, che non è né troppo fresco né troppo caldo, con le scarpe che vi dicevo prima. E ho trovato una borsa dello stesso colore delle scarpe, che in realtà non avevo mai messo. Quindi, direi perfetto, possiamo andare. Let's go. Buongiorno. Come prima cosa prepariamo la colazione, quindi il porridge. Oggi così molto semplice e noiosa. Avena, chia e latte. Una volta cotto aggiungo ancora un pochino di latte perché a me piace un po' più liquido. Perfetta la consistenza. Finalmente è arrivato. Adesso cerchiamo di tirarlo fuori. Ho preso l'iPhone 13 da 256 giga, non mi ricordo, penso di sì. E non è quello mini, è quello normale. Ora lo apriamo. Ho rimesso su anche la pellicola per fare questo momento ASMR e vediamo un po'. Tanto ci sono tutti i rumori di sottofondo, quindi è inutile. L'ho anche acceso, ma devo configurarlo ancora. Dentro c'è il cavo. Io non ho l'attacco per la USB-C, quindi devo anche comprare quello. E poi c'è anche il laghettino per la SIM. Prima cosa da fare, mettiamo la cover. Ho preso questa qui su Amazon perché io uso prevalentemente cover trasparenti quando ce le ho colorate è perché la mia trasparente è diventata gialla e questa dice che in teoria non dovrebbe ingiallirsi, è veramente molto 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 resistente, non si piega neanche. Dobbiamo togliere la pellicola sopra e sarà un incubo perché non riesco con queste unghie. Tra l'altro, perdonatemi le mie unghie, ma devo andare a rifarle in settimana assolutamente. Aiuto, non riesco a toglierla. Voilà. È sia esterna, ok, ci sono già le mie ditate, che interna la pellicola, quella interna sarà difficile da togliere. Oh, più facile del previsto. Perfetta. Mi sembra anche che lo protegga molto bene. Ora vediamo di sistemare qua. Altro bell'outfit oggi. Comunque l'ho preso bianco. Anche questo qui era bianco. Ora devo fare il Face ID. Ok, mi sto trasferendo i dati da questo telefono a quello nuovo. Così fa tutto da solo. È che qua la luminosità è bassissima ed è tutto bloccato. Vabbè. Ok, ce l'ho fatta. Sono riuscita a passare tutto. E le app le terrò così perché non mi interessa fare tutte le cose estetiche, mi sembra una perdita di tempo e
Domani è un esame, quindi di certo ora, anche volendo, non potrei farlo. E niente, sono le stesse app che avevo negli altri video, veramente su niente. Al massimo cambierò lo sfondo. Mi sono preparata il mio solito caffè. Sono quasi le 3 e adesso fino alle 4 e mezza più o meno devo finire di ripetere per questo esame in modo da togliermi tutto e poi vado a rifarmi le unghie. Buongiorno, io oggi non so neanche come mi chiamo, sono le 8 e mezza, alle 9 comincio il mio esame. Ora stavo bevendo il mio caffè per cercare di riprendermi un attimo. In realtà mancano ancora 20 minuti, però aiuto, lo metto gli orecchini. Oddio! Ora sono pronta per aspettare quelle 700 ore prima di fare questo esame. Era già preventivata come cosa, quindi easy. Io che sono. Oddio. Sono le 11:45 e non ho ancora fatto nulla. Sono ancora qui. Prima sono andata anche a fare colazione perché mi sono preparata il mio porridge perché avevo fame e non avevo fatto in tempo prima. E qui ci vuole ancora di tempo da aspettare. Qui sono le 18:55. E io ho finito da 10 minuti l'esame. Sono a pezzi, ve lo giuro. Ho gli occhi con le lenti che si stanno per staccare. Ora vado al volo a prepararmi per la live di stasera. Però è stata tosta questo esame, è stato tosta aspettare, non l'esame in sé, perché alla fine è stato easy, però l'attesa che mi. Non avevo neanche ansia, è che a una certa mi sono pure addormentata, ho messo la sveglia tipo alle 3, dalle 3 alle 4, non sapevo più cosa fare, ripassare non mi sembrava il caso. E quindi niente, vado a farmi una doccia, che magari mi riprendo. Buongiorno, primo giorno ufficialmente libera dalla sessione. Non sono riuscita a pubblicarvi questo video oggi perché appunto ieri avendo fatto l'esame fino a tardi e poi avendo fatto la diretta non sono riuscita a finirlo. Sono le 3:20 e devo andare dal parrucchiere perché mi pare nello scorso vlog avessi detto tipo wow, non vedo nessun problema con i miei capelli, gli anni scorsi erano peggio dopo l'estate. Ecco, ho fatto delle storie su Instagram, un giorno ho visto un colore orrendo, quindi ho prenotato l'appuntamento dal parrucchiere per tornare nel mio colore, di un colore normale. E quindi niente, adesso andrò a fare questa cosa, devo vestirmi, non so come vestirmi perché farà caldo ovviamente, come al solito, anche se io in casa ho sul maglioncino. Vorrei anche allenarmi forse, non lo so, però ogni volta ho una scusa. O ho appena lavato i capelli, o devo lavare i capelli, però domani devo andare al parrucchiere, quindi non posso andare con i capelli sporchi anche dell'allenamento. Oggi vado dal parrucchiere e dico, wow, ho appena fatto la piega, non è che posso fare l'allenamento. Però direi che è anche ora di ricominciare. Eccoci qui, no, eccoci qui, sono tornata, ho fatto la solita cosa che faccio praticamente ogni anno, ovvero un tonalizzante del colore della mia base per togliere quel colore orrendo che si viene a formare dopo l'estate con il sole, mare, eccetera. Infatti ora sono tutti uniformi, hanno un colore decente, poi li ho anche scalati, come potete vedere. Non li ho tagliati tantissimo, o meglio, davanti sì, li ho scalati abbastanza, ma dietro sono praticamente della stessa lunghezza di prima. Non volevo andare a toccare troppo la lunghezza, però volevo dargli un attimo una forma perché sennò sembrava veramente boh, tutto uguale. Ho anche deciso di rovinarmi la piega. No, a parte gli scherzi, mi sono allenata. Sono tornata alle buone abitudini. Nanna presto stasera perché domani devo svegliarmi veramente molto 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 presto. Aiuto. Buongiorno, sto facendo colazione, sto bevendo il mio caffè in realtà. Stavo montando anche questo video e quindi sono qui per fare la chiusura appunto di questo vlog. Spero vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Se è stato così lasciate un thumbs up. Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. Vi aspetto anche su Instagram e su TikTok. Come al solito trovate tutti i link nell'info box. E se avete visto il video fino alla fine commentate con l'emoji del telefono ovviamente. Un bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video.